Ragazzi, ciao ragazze, top, benvenuti in un nuovo viaggio vlog, un nuovo vlog. Stiamo andando a fare un viaggetto in giornata, torniamo poi in serata, anche perché è vicino, dista solamente un'ora e mezza da noi, e quindi abbiamo deciso di andare perché era da un po' che volevamo vedere questa città e quindi abbiamo detto arriviamo, lo capirete o lo metterò già nel titolo, non lo so, vediamo, devo decidere, lo decido vlog facendo. Comunque ovviamente se siamo in autostrada non penso che ci fermeremo all'autogrill. Ti devi fermare all'autogrill? Ok, ci fermiamo all'autogrill, caffè. Ok, ci fermiamo all'autogrill, caffè. Vediamo, magari facciamo l'autogrill di Lito, non lo so. Comunque sono contenta anche di fare questi viaggetti così in un'altra città, perché comunque è un'altra città e un'altra regione anche, è un'altra regione ragazzi, è un'altra regione. E quindi insomma, come vedete, ci stiamo muovendo un po' di più. Poi fra non tantissimo, fra poco faremo, ecco siamo già arrivati all'autogrill, faremo un viaggio dove staremo via un bel po', cioè un po' di tempo, insomma, vediamo insomma, e visiteremo tante cose, quindi state tutti sintonizzati per non perdere la priorità acquisita, no, scherzo, e nulla, questo è quanto, sono molto curiosa di vedere questa città perché da tanto che volevo vederla e niente, ci vediamo un vlog facendo. Allora ragazzi, non so quanto sentirete perché col rumore appunto della macchina, quindi che siamo in autostrada, volevo dirvi che rispetto a Milano, che siamo partiti che pioveva, qui c'è un sole che è buono la cosa, infatti mi porta anche il cappotto, cioè il cappotto, l'ho smanicato che è qua dietro, con cappuccio tipo impermeabile, infatti mi metto sciacquato con questo, poi se lo toglie. Allora ragazzi, ciao! Che bello, che emozione essere in questo lo posto! so che ieri ho detto, prima non ci vado più, però siccome siamo venuti a Torino ed era di strada, cioè la tentazione di venire a vedere il To Dream di Torino, Primark, è forte, ma anche solo per girare, per scoraggiare. Ma anche solo per girare qua dentro, poi ovviamente dopo andiamo a vedere i punti di interesse, come avete capito siamo a Torino! Adoro! E devo dire ragazzi che questo Primark è gigantesco, è veramente enorme, pazzesco, mi sono portato mio marito qua e qui, vabbè adesso guardo un attimino così con calma e poi vi ragguaglio su le cose, ci vediamo vlog facendo. Allora ragazzi, adesso andiamo al primo, mi sono tirato sui capelli perché fa un caldo assurdo, non mi posso togliere la felpa perché non ho portato nulla sotto, ho portato anzi da coprirmi, ma fa un caldo. Siamo arrivati praticamente al casello che comunque dal To Dream, il centro commerciale che è all'aperto praticamente, tipo in Serravalle. Mi è piaciuto molto Primark, l'ho guardato tutto bene, ho preso due cose, sono stata proprio brava, sono stata veramente brava, ho preso solamente le cose natalizie che erano uscite, che pensavo uscivano più avanti, insomma dei Sims o così, e basta, poi veramente come ho detto faccio. E non sto andando a vedere anche l'altro Primark perché ce ne sono due a Torino, non Avvicinare la importa. carta contactless oppure Ok, introdurre si altro sta tipo di tessera o pagando. denaro contante. Prendiamo, amore, 1,30? Sì, Sì, praticamente adesso andiamo allo Juventus ritirare la Stadium, che lui tessera. vuole vederlo, che distava solamente quanto? Arrivederci. 6,7 km, insomma, distante da dove eravamo. Poi vogliamo vedere la Mole Antonelliana, Se si può. no, cioè, ce lo dovremmo fare, e
ovviamente per vedere Torino che è grandissima, ragazzi, no, quello lo faremo ci vanno un'altra tanti volta. Giorni, però siccome noi ce l'abbiamo a 1 ora e 29 di distanza, va benissimo. Oggi facciamo il più possibile quello che possiamo fare. Da Premia quanto ci ho messo? Tipo 5 minuti, era giusto la curiosità di vederlo, perché c'è sto sfizio di città dove vado, se c'è Premia, di entrare, tipo come una testimonia, una cosa mia così, insomma. E praticamente c'è il Superga, che praticamente c'è tutta la vista dove c'è stata la tragedia della squadra del grandissimo Torino di una volta, sì, che è purtroppo è caduto l'aereo con tutta la squadra, e quindi così vogliamo vedere appunto il Superga, la Mole Antonelliana. Poi qua ci sono i musei egizi. Sapete che comunque ve lo posso dire, questa è una città esoterica, ha tante cose, ma mio marito ha paura, queste cose non le facciamo. Però c'è tanto da vedere, tanti musei, tante cose, tanto da vedere. E in un solo giorno è impossibile. Però vediamo il più possibile, ragazzi, non siamo venuti qui per problema, assolutamente. L'ho fatto giusto come una cosa, infatti adesso andiamo prima al Juventus Stadio, che interessa a lui, che è molto vicino, poi da lì vediamo se è più vicino Superga o la Mole Antonelliana. Vediamo un attimino. Sì, si può lasciare la macchina lì vicino. Ma sì, o nei parcheggi, insomma, di vetti. Poi comunque vogliamo fare anche un girettino. Ovviamente faremo la merenda, io mi prendo un cappuccino, mi metto sempre nel caffè. Insomma, giriamo Torino, perché comunque è una bellissima città. E ovviamente ci sono tante, tante cose da vedere. Appunto, iniziamo con queste cose, perché comunque la Mole Antonelliana è proprio il simbolo della città di Torino e voglio proprio vederla. Proprio da quanto tempo è che ti dico voglio della Mole Antonelliana, la Mole Antonelliana, tutte queste cose qua, insomma. E dai, ci diamo vlog facendo cosa riusciamo a fare. Bene, amici, siamo arrivati allo stadio, adesso parcheggia, perché lo stadio è in un centro commerciale, non so perché. Sì, è perché quando hanno costruito lo stadio, hanno costruito anche quindi è A12, cos'è? Si chiama il posto? Area 12. Praticamente quando hanno costruito lo stadio, hanno costruito anche i negozi, il centro commerciale, lo store della Juventus. Ah, abbiamo chiesto, ci hanno detto che possiamo tranquillamente parcheggiare qui, come se andassimo. Tra l'altro c'era Conad oltre a delle cose, magari ci entro, magari no. Ci sono cose torinesi speciali, non lo so, insomma, torinesi all'ascolto. Ciao! Adesso andiamo allo stadio, poi andiamo alla Mole. Ovviamente vedete tutto, vi portiamo con noi, venite. Allora ragazzi, siamo, come vedrete dietro di me, siamo appena usciti dallo Juventus Stadium, ma questo non lo vedrete qua, infatti non avete visto niente. Uscirà un vlog sul canale di mio marito. Noi adesso ci accingiamo per andare alla Mole Antonelliana e vediamo. So che c'è un ascensore panoramico, quindi sono emozionata, voglio vederla, ecco. Quanto è alta? È quello che abbiamo visto dalla macchina. Certo, amore, questo è il simbolo di Torino, la Mole Antonelliana. Sono felice perché siamo riusciti a vedere anche la Mole Antonelliana e adesso andremo anche con l'ascensore panoramico. Allora, gentilissima, abbiamo chiesto informazioni, abbiamo parcheggiato fuori dalla ZTL e adesso ci stiamo facendo il pezzo a piedi. E tra l'altro abbiamo chiesto, le calamite si trovano qui dove c'è appunto la Mole Antonelliana, così posso prendere la mia calamita di Torino. Vedete che sta passando una specie di camion. Ah, guardate cosa c'è qua, c'è proprio una stanza rossa, è forte. Comunque vi faccio vedere da qua, eccola. Vi faccio vedere da sotto la Mole, guardate. Guardate qua. C'è l'imponenza. Comunque adesso entriamo. Dov'è che ha detto, amore? Dove? C'è quel simbolo del divieto. Ah, ok. Ok. Siamo quasi arrivati. Sono contenta, amore. Sì, sei emozionata tipo quando eravamo da Romeo e Giulietta. Io no, mi piace. Ti ricordi la strada del ritorno? Sì. Sì, perché di là siamo arrivati. Ok. Ferrari, bene. È la via questa. No, ma tanto hai fatto la foto dove abbiamo lasciato la macchina, no? Ok.
è un po' tutto chiuso, forse perché è presto, cioè presto o tardi, dipende dalle circostanze. Sono molto 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 contenta, ragazzi, veramente. Che emotion, proprio emozionante. E soprattutto l'ascensore è particolare. E beh, è normale che ci sia la fila, amore. Ma forse si fa cagliolare, si chiede. No, ma dove è la fila, scusa? Lì è per le calamite. Guarda, aspettate un attimo. Sì, cioè, io arrivo a Torino per vedere la Mola Antonelliana e mi trovo un cartellone di Squid Game. Guardate. Cosa dice sta cosa? Sì, la mania. Ciao. Ah, ok. Certo. C'erano due miei fan carinissimi. Guardate qua, Movie Icons. Me l'ho aperto che sono un'icona con i due ragazzi. Comunque, vabbè. Allora, immaginari narrativi. Da Twin Peaks a Squid Game, no. Qua nella Mole. Cioè, dal 14 ottobre, quindi da oggi praticamente, fino al 24 febbraio 2025, no vabbè, cioè ragazzi, scusami, dov'è la fila? Non c'è nessuno. Ah no, ero io che ho visto mai. Ah, poi amore, veniamo qua, questa caffetteria, e prendiamo io il cappuccino, o quella, insomma, poi scegli tu. Qua amore, qua è? No, amore, uscita. Ah, ok. Hanno appena chiuso. Sì, cioè noi siamo arrivati apposta, hanno appena chiuso per un'ora, cioè. Qua è quello che si può vedere qua. Perché è chiusa la biglietteria? Perché però fanno entrare fino a qua, faccio vedere quello che si riesce. Però non è giusto, cioè alle 7 chiude, uno dovrebbe. Vabbè. Guardate qua di Stranger Things, cioè che amarezza però. Comunque qua si può vedere il museo, questo qua di Stranger Things, sempre. Qua ci sono i souvenir. Qua c'è questa cosa qua. Questo è l'ascensore panoramico, ragazzi. Questo che mi portava a solo vedere le cose belle. Per 5 minuti esatti d'orologio non ho potuto fare il biglietto. Cioè, ragazzi, un nervoso, veramente. Sì. Grazie. Scusa, ma il museo invece è aperto? Si sono veramente super arrabbiata. Per 2 minuti la cassa chiudeva alle 6:01. Cioè, io non ho parole. Uno arriva apposta e la prossima volta praticamente. Guarda amore, lo stadio. La calamita con lo stadio. Sì, vabbè, ma è bello vederlo dentro. Tutto chiuso, arrivati in orari. Ah, guarda, c'è anche la calamita dell'Inter, però non c'è quella del Milan. Comunque, vabbè, siamo qua in questo negozio dove ci sono gianduiotti, cose. Ho preso questi al. Ah, guardate che bello qua. Dobbiamo fare come a Verona, amore. Praticamente ci torno, assolutamente, prenoto, perché c'è gente che è in coda per l'ascensore da stamattina. Quindi capirete che è un po'. No, ma che bello qua. Guardate qua, visto che qua c'è il museo egizio, c'è una parte dedicata proprio all'Egitto, vi faccio vedere. Bello però. È bellissimo, guardate qua. Bello. Ma poi è pieno zeppo di roba. Vabbè, qua c'è Cristiano Ronaldo, vabbè. Guarda le foto, sì, le foto, le. Non so se si chiamano, quello là si chiama trono. È sarcofago? No, ah, la sedia? Sì, tipo un trono. Guardate che belli. La piramide. Il museo deve essere ancora più bello. Che bello, la piramide è bellissima. Lo scarabeo credo che sia quello. Bello. La sfinge. Esatto. Che bello. Guarda che bello questo gatto. Oh, queste sono belle, che bella. Mi ho un po' paura, non so perché. Torino, la Mola Antonelliana. Guarda questo. Mamma mia. Però, vabbè, c'è tanta, tanta. Guardate qua. C'è tanta, tanta roba da vedere, però
hanno degli orari veramente qua devi prendere improponibili. Un hotel bisogna prendere. No, noi siamo comodi da Milano, ma dobbiamo venire prima e prenotare. Sì. Assolutamente. Ah, guarda queste! Cioè, guarda queste! Antichissime. Con tutti questi geroglifici. Chissà cosa c'è scritto. No, vabbè. Bello, sì. Molto bello. Cosa? Ma dai, guardate, vabbè, almeno non vi ho potuto far vedere l'ascensore panoramico, vi faccio vedere questo. Fatto, guardate qua, anche questa è molto bella. Amore, guarda, fai vedere qua. Dove, amore? Qua, vieni. Aspetta che arrivo. Ci sono le bottiglie di limoncello a forma di... Però queste qua non le voglio prendere adesso, le prendo quando torno perché... Guarda come ha fatto le bottiglie, le varie misure. Come è la torre. È vero, come la mola Antonelliana. Guarda qua. È vero. Pigiando gli otti. No, vabbè, questo è una bella cosa. Sì, però guardiamo i prezzi. Beh, ma comunque questo 9,90, dai, è abbastanza modico. Per comunque tutta la confezione, la fantasia, sì, la comunque cosa. Comunque è bello anche da tenerlo. Il gianduiotto è torinese, eh? Eh sì. Guardate qua. Qui c'è di tutto, di più. C'è pure un Minion a caso, non mi lo so. Mi sembra strano che... Ah, che qua comunque ci sono le caramelle. Ecco, infatti, non c'è la fila. Ecco, mi ho spiegato il perché. Allora... Reggio di Venaria. Venaria è dove c'è lo stadio, Venaria? Sì, zona Venaria. Ah, guarda questo. La Sacra Sindone, la Mole, Superga, San Carlo, Borgo Medievale. Ma poi da questo quando veniamo a vedere, questo qua praticamente. Però è l'ultima. Faccio anche questo. So questo è più bello. Beh, comunque un pezzo di Torino l'abbiamo dobbiamo, vista. Sì, l'abbiamo vista da fuori, era mole, però l'ascensore sarebbe stata tutta un'altra storia. Ma se sapevamo così, si veniva prima qua. Però ci siamo noi a Torino, cioè siamo proprio qua. Guarda questo, tipo penso che sia un segnatempo. Non so, vedi cosa c'è scritto? Torino Superga. Ah, è Superga. Ma questa non l'abbiamo vista, quindi... Vabbè, fa niente, la prendiamo sulla fiducia. Tua fiducia. Prego, anche questo tipo, no vabbè, no, queste cose vanno prese poi, speriamo quando torniamo la prossima volta. Ho preso queste che sono entrate proprio dentro al museo, poi ve le faccio vedere. Ma guardate qua, proprio la Mole Antonelliana in tutti i colori, e... c'è tanto, ci sono anche i baci qua così, c'è un po' di tutto. Piena di calamite ovunque. Qui invece c'è un angolo dedicato proprio alla squadra del Torino, che rappresenta proprio Torino. Certo. Beh. Ovviamente. Qua invece la Juve. Qua altre calamite. Qual è il calamite? No, vabbè, ci sono. Di Gianduiotto. Sì, poi c'è Gianduiotto Torino. A targa, forte. Vabbè, no, però fornito, c'è . Tipo quello lì del Superga. Vabbè, la prossima volta ci organizziamo e veniamo la mattina e riusciamo a vedere sia la Mole che il Superga. Ah, c'è anche il Duomo da vedere. Ma ci sono tante cose da vedere, eh? Vabbè, la fortuna è che siamo a un'ora e mezza di distanza. Siamo a un'ora e mezza di distanza, quindi ci torniamo sicuramente. Adesso non prendo questo nulla. Sono belle, cavolo. Sì, molto. La prossima volta. Sì, però è bello quando lo vedi, così sì, non ha senso. Però, sì, la prossima volta la prendo sicuro. Sai che belle queste tazze super colorate? Vabbè, ragazzi, vi ho fatto vedere così. Che amarezza, comunque che amarezza. Che amarezza. Vuoi andare a casa e ti aspetto. Guardatela qua. Che c'è anche il museo, tra l'altro. Guardatela. È bella e imponente, perché comunque l'ascensore ti porta fino in alto, è panoramico. Lo volevo fare, ragazzi. Ma non lo sapevamo, dai. E vabbè. E comunque, ragazzi, questa è la Mole Antonelliana. Salutiamola da qua, amore. Ciao. Ci vediamo la prossima volta che prenotiamo, così almeno non hanno nulla da dire. Qua cosa c'è?
No, ma anche il museo egizio, il più grande egizio che c'è. Lo voglio vedere. Sì, anche perché c'è tanta roba qua da vedere a Torino comunque. Siamo fortunati che non sono lontani. Siamo una sfortuna, abbiamo trovato tutto chiuso. Ragazzi, sono veramente molto triste perché siamo arrivati fino a destinazione, vabbè, però ma ci non abbiamo potuto vedere dentro, abbiamo visto il fuori. Però avevamo proprio la volontà di entrare, ma non è possibile, ti chiude alle 7. No, alle 18 la cassa no, chiude. No, chiude la cassa. Mole alle 7 e mezza e la cassa alle 6 e un minuto. Cioè, è assurdo. Io non mi posso prendere il caffè. No, ma è un cappuccino. No, 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 cioè, qua? Sì, caffetteria, mi piace. No, ma c'è tanta gente che fuma fuori, non mi piace. Vediamo. Questo? La romana, ma è la gelateria, amore. Però c'è la polizia. Vabbè, sai che c'è? Che amarezza, davvero, molto amarezza proprio. Vabbè. È andata così, ragazzi. Ho improvvisato, ho detto, amore, andiamo a Torino. Ho detto, sì, sì. Ma a che ora siamo partiti da casa? Non era tardi. Siamo arrivati qui che erano circa le 4 e un quarto. Molto prima, erano le 3. Vabbè, le 4. Poi siamo andati a fare il giro anche allo Juventus Stadio, che quello non lo vede qui, ma lo vedete da mio marito e vedrete anche lì una cosa. E vabbè, ragazzi, stiamo camminando per Torino, è molto bella, per me è imponente. Facciamoci almeno una foto, vieni qua, amore. Vediamo se... ma non è, no, così non si vede bene. No, non so. Ci vuole passare i selfie. Bisogna andare più lontano e facciamo da lontano la foto per forza. Ma l'abbiamo fatta, no? No, non era venuta bene, la rifacciamo perché dentro questo si vede. Prova. Comunque faccio una foto qua. Ragazzi, l'amarezza è tanta. Adesso siamo parcheggiati, quindi va bene. Adesso poi metto la cintura. Amore, vieni qua. Allora, siamo arrivati alle 6.05. Lì dentro alle 6.01 la cassa chiudeva. Ma perché? Io non ho parole, veramente. Per 4 minuti non abbiamo potuto prendere l'ascensore né vedere il museo, niente. Niente. Però mi è piaciuto tanto, soprattutto che comunque ho visto che fanno le cose Twin Peaks, Stranger Things. Ma comunque Things, è stato bello vederlo anche da fuori. Sì, è stato molto bello vederlo anche da fuori. Abbiamo girato, siamo andati allo Juventus Stadium, quindi per Torino abbiamo girato. Come avete visto, non ho voluto prendere souvenir della Mole e di Superga, perché la prossima volta che torniamo prenoto il biglietto, lo pago già. Come a Verona. Esatto. Fa la stessa cosa di Verona, è salta la Mole fila e Superga. Facciamo la Mole Antonelliana e Superga. Esatto, così. Così poi dopo, una volta che usciamo da lì, ha più senso prendere il souvenir della Mole, perché io voglio entrare dentro. Sì, ho preso le calamite di Torino, che vabbè, ve le faccio vedere quello che ho preso. Alla fine ho preso 3 calamite e... ma non c'entrano niente con Torino 2. Fammi vedere quelle ultime, che avevamo provato, era troppo bella, perché comunque da fuori l'abbiamo vista, abbiamo visto anche dentro il, come l'hanno chiamato, tipo shop. Questa facciamo vedere per ultima. Allora, questa l'ho troppo presa perché è Titanic, cioè ragazzi, anche adoriamo questo preso film, ovvio. E ho preso anche questa di E.T., bellissima. Questa è la più e bella. Poi questa l'abbiamo presa, Torino, con la Mole e il tramonto. Perché comunque a Torino ci siamo stati, l'abbiamo girato tutto il giorno, perché comunque siamo arrivati qua che erano prima delle 4, ho detto mio marito, quindi sì, è tutto il giorno. 10. Per arrivare qui alle 6.05, capirete, abbiamo visto. E poi è trafficata po'. A Torino, ragazzi. E nulla, questa mi è piaciuta, l'ho presa. Altre cose non le ho prese perché voglio prima entrare dentro la Mole Antonelliana, però avrei potuto prenderle, però ho detto no. Io ci devo tornare. Avrei avuto anche tipo un'idea, ho detto vabbè, ci prendiamo un albergo, ci fermiamo qua, così domani mattina siamo lì. Non ha senso perché domani e martedì è chiuso, siamo solo a 1:29, non ha senso prendere l'hotel. Basta uscire prima. Esatto, e soprattutto si prenota e molto presto voglio tornare proprio
nei prossimi giorni voglio tornarci. Tu sei d'accordo? Sì. Veniamo proprio a colpo sicuro, col biglietto già fatto. Sì, una volta che siamo non facciamo file, ormai sappiamo che qua si viene direttamente qua. Là si va. E niente, sono molto dispiaciuta di questo. Mi ha beccato il giorno sbagliato. Però vabbè ragazzi, pazienza, è andata così. Non è colpa nostra, non sapevamo, non mi sono informata bene. Abbiamo visto che chiudeva alle 7:30. Detto, vabbè, non pensavo che la cassa dove chiudeva un'ora prima, un'ora e mezza prima. Addirittura avevo visto che anche fino alle 8 era aperta. Comunque, vabbè, avevo visto che domani è chiuso, quello l'ho visto. E vabbè, però adesso mi sono fatta dare bene le indicazioni, così ci torniamo. Certo, abbiamo fatto le foto di fuori con la mole, che magari ve le metto nell'immagine della copertina, avrete già viste, e poi altre che sono per noi, per ricordo. Però assolutamente ci torniamo, perché mi è dispiaciuto tantissimo, c'avevo proprio il magone, cavolo, era proprio emozionante. C'era, era imponente sta mole antonelliana, ragazzi. È vero, è anche a me sarebbe piaciuto vedere sopra, perché poi si vede il panorama. Mamma mia, bellissima. Poi, poi quando siamo andati in quel negozietto con tutte le cose egizie, che bello. Qua c'è anche il museo egizio. Qua ci vanno via tanti giorni per vedere. Qua bisogna prendere un hotel. Però no, non c'è bisogno, perché un'ora e mezza a Milano. Ma c'è troppo trafficata. Facciamo così, la prossima volta veniamo, facciamo Superga e Mole. Basta, prenotiamo quelle due cose, si fanno e basta. Vogliamo vedere il museo egizio? Lo vediamo. Però è comodo alla fine. E niente ragazzi, io vi saluto, monto il vlog così ve lo faccio uscire stasera. Un bacio e niente. Però dai, sono contenta che ho visto Torino. Anch'io. E abbiamo iniziato a prendere dimestichezza un po' con Torino. Ho incontrato un sacco di fan, mi ha fatto un sacco piacere, ho fatto un sacco di foto e quindi sono contenta. Dai, vabbè, pazienza, adesso torniamo verso casa e noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.